Cari miei, vi avviso che purtroppo questo video contiene sbalzi di luce improvvisi che possono dar fastidio, ma spero non possano essere così tanto di intralcio per la visione del video e soprattutto dell'audio, che è più importante. Detto questo, buona visione! Gara sopra per un gran premio sobrio. Tornano le Grid Girls, grande attesa da parte di Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e tanti altri piloti. Grande attesa anche per il pubblico che finalmente vede un po' di tette e culi prima dello start del Gran Premio di Monaco. Però la gara è stata davvero molto particolare. Ogni volta che si torna a Monaco il tifo si spacca in due. Chi preferisce le piste vere ai cittadini, soprattutto quelli come Monaco, chi invece ama vedere i piloti con le palle e ama vedere le differenze sostanziali tra i due compagni di squadra. Quindi all'interno del team chi fa errori, chi non fa errori, chi è più veloce e chi non è all'altezza del compagno di squadra, che sia prima o seconda guida. Lì, a Monaco, se non hai problemi, te la giochi con il compagno di squadra più che con gli altri team. Io sono più il secondo tipo dei piloti che vi ho detto, perché io adoro vedere sfrecciare queste vetture e fare tempi record, tempi che fino a un anno fa anche ci sognavamo di vedere. Soprattutto poi con l'avvento dell'ibrido, ma per fortuna il cambio del regolamento dal 2016 al 2017 ha sfornato delle vetture, magari rumorosamente non all'altezza, anzi sicuramente non all'altezza di quelle passate, ma però esteticamente davvero si è tornati indietro di un sacco di anni e non possono che far piacere, non possono che far godere. Vedere queste vetture fare 1 minuto e 10, 1 minuto e 11 in qualifica, dove credo che sia più bello guardare il Gran Premio di Monaco, qualifiche e prove libere sono decisamente molto più belle e interessanti rispetto a una gara, diciamo che vale la pena di averlo nel calendario. Questo è che voglio dire, perché Monaco per me è una pista che non deve mai mancare, è una pista che può far cambiare anche il ragionamento che si ha su un pilota, oppure affermare che quel pilota non vale, oppure vale un sacco. Che Ricciardo valesse lo sapevamo tutti, tutti gli esseri umani sanno il valore di Daniel Ricciardo e alcuni forse ancora lo sottovalutano, perché Ricciardo ha un potenziale e ha una visione di gara incredibilmente elevata. Ha avuto un problema all'ERS, quindi al sistema di recupero dell'energia, quello che ci sarà su F1 2018 nel videogioco di cui vi ho parlato pochi giorni fa. Lui non ce l'ha avuto per il Gran Premio di Monaco dal giro 28, se non vado errato, e da quel momento in poi si è trovato con circa 160 cavalli in meno. Quello che doveva essere un weekend dominato da parte di Daniel dopo le qualifiche, anzi facciamo dopo gli ultimi 5 minuti della FP3, e poi arriveremo a scoprire perché, si è trasformato in un incubo che però Daniel è riuscito a sovrastare con la forza e con l'aiuto del circuito, perché a Monaco anche se si è 3 secondi più veloce non si passa in nessun caso, specie se una macchina come la Red Bull riesce nella zona guidata, cioè dal Mirabeau alto fino all'entrata nel tunnel, a darti quei 6 decimi, 7 decimi che non danno la possibilità a nessun pilota dietro di avvicinarsi e provare l'attacco in uno dei pochissimi punti dove passare è davvero possibile, ovvero l'uscita dal tunnel. Il miracolo Ricciardo l'ha fatto e ha ottimizzato ciò che Red Bull chiedeva e sperava in questo Gran Premio, ma a metà, perché manca sempre l'altra parte del team. E siccome in questo Gran Premio i box sono ancora più vicini e quindi i due piloti praticamente hanno le vetture attaccate o poco ci manca, quanto può essere evidente l'amarezza, quanto può essere davvero distrutta psicologicamente una Red Bull che poteva ritrovarsi con 25-26 punti in più considerando anche la Cina, ma con un pilota che non ha consentito per la seconda volta in questo inizio di stagione di arrivare ad una doppietta, fatemelo dire, facile. Nulla è facile in Formula 1, fatemelo dire, ma la Red Bull che azzecca la strategia in Cina e mette due piloti che sono in condizione di portare le due vetture nelle prime due posizioni, così come a Monaco, non può essere veramente felice. Sentire Christian Horner in team radio dire calma, stai tranquillo, fai sorpassi puliti,
a Max Verstappen fa capire quanto sia sotto pressione l'olandese. Perciò, siccome sto parlando di Red Bull, non parlerò ancora di Verstappen in questo video, ma a me non ha entusiasmato tanto la sua rimonta. Aveva la vettura migliore del lotto e fare nono era il minimo. Ad arrivare in zona punti era il minimo. Certo, il sorpasso su Sainz è stato molto bello, molto intelligente, e la sua gara è stata furba, quindi da questo punto di vista non posso dire nulla. Ha fatto una buona gara, ma lui se l'è distrutta questa gara, se l'è distrutto questo weekend. Dunque è quasi inutile parlare della buonissima rimonta di Max, piuttosto parliamo della gara che fece ad Austin, partendo sedicesimo, arrivando terzo, poi quarto, in una pista dove era comunque difficile con quella Red Bull. Effettivamente in questo Gran Premio abbiamo visto soltanto 3 sorpassi, tutti e 3 di Verstappen, forse 4, non mi ricordo se sono 3 o 4. Comunque sia, il resto l'ha fatto il passo gara e la strategia con ultra soft all'inizio gara, che alla fine è durata tantissimo, fino a rientrare in box per gli ultimi 30 giri e montare le hypersoft con gomma sull'asfalto maggiore e poca benzina, quindi gomme che non si degradavano più di tanto. Al secondo posto e successivamente anche al quarto posto abbiamo trovato le due Ferrari che ha guadagnato, se non vado errato, 5 punti nel mondiale costruttori, dopo aver perso una miriade di punti in Barcellona nei confronti di Mercedes. Ha ottimizzato la loro vettura, ma non del tutto, perché Mercedes era completamente assente in questo Gran Premio e Ferrari con Raikkonen anche. Voglio dire, in qualifica ci sta che un pilota possa fare la differenza, in gara però non si supera a Monaco, si sa, ma Raikkonen sembrava non avesse il passo di Lewis Hamilton una volta che l'inglese tornava a spingere leggermente, perché ha davvero faticato per tornare a un secondo e mezzo da Luigino, ma dopo che Luigino ha un attimino iniziato a spingere tornava a 4 secondi ed era sempre con Bottas e le calcagne. Dunque Raikkonen è molto spento in questa gara, ma probabilmente, dato che non sto guardando Sky, ho interrotto dopo che Ricciardo ha provato a far bere il principe di Monaco, Raikkonen pensa che la gara sia inutile, pensa che questo circuito sia inutile, nonostante l'anno scorso fece una bellissima pole e un bel secondo posto, con critiche e offese per la strategia della Ferrari, ma in quel caso il compagno di squadra non era in lotta per il mondiale, anche se eravamo all'inizio del Gran Premio, dunque del campionato, quindi alla fine penso che fosse stata una scelta giusta quella di far entrare Vettel dopo e quindi fare un overcut. Ma siamo nel 2018 e Vettel ha fatto il massimo. Alcuni criticano Vettel perché non ha provato subito l'attacco nei confronti di Ricciardo, ma in quel momento era proprio nella fase di tenere la gomma il più possibile per attaccare poi a fine gara e non si aspettava assolutamente un problema di Ricciardo. Nel momento in cui era più vicino, comunque attaccare sarebbe stato molto difficile. Io l'ho scritto su Facebook, secondo me passare a Monaco è già difficile di suo, poi tra i grandi è praticamente impossibile. Mi ha stupito, ma non più di tanto, Hamilton a fine gara sul podio, era mosso. Voleva andare assolutamente via da Monaco, non ce la faceva più, nonostante pensi che Monaco sia una delle città migliori. Guidare a Monaco in queste condizioni con questa Mercedes non ha assolutamente senso. Ma attenzione alla Mercedes, non si può fare il paragone con la Spagna per via delle gomme, ma i battistrada che abbiamo avuto in questo circuito ce li ritroveremo anche in Canada quando si andrà a correre il prossimo weekend. E Mercedes ha tantissimi problemi con le gomme più morbide. E in Canada non ci saranno quei 0.4 mm che tanto hanno agitato i tifosi ferraristi e non nel Gran Premio precedente. Dunque potrebbero verificarsi gli stessi problemi di graining, di blistering, anche nel prossimo appuntamento. Paul Ricciardo invece sarà come Spagna, dunque non sarebbe una novità vedere Mercedes che torna a trionfare. Mentre in Canada io la vedo davvero in difficoltà. Detto questo, tornando a Monaco, penso che Hamilton abbia avuto decisamente dei problemi per tutto il Gran Premio con la vettura, non si sentiva a suo agio, e quando è in testa Hamilton ragiona molto, quando è in testa mondiale Hamilton ragiona moltissimo, perciò era un po' contrastato, vedevo Hamilton non festeggiare sul podio, volersene andare via, però ha perso solo 3 punti in una pista potenzialmente Ferrari, ma anche Red Bull, ma Red Bull non lotterà per il mondiale, e quindi si trova con 14 punti di vantaggio su Vettel in una pista dove poteva fare davvero la differenza, ha perso soltanto 3 punti,
Tuttavia, Hamilton correre in queste condizioni con queste gomme non piace proprio. Hamilton, secondo me, piace spingere tantissimo. Vedere delle macchine che girano 8-9 secondi più lente in una pista che dura un minuto. Una pista lunga 3 km e 337 metri, quindi nella pista più corta del mondiale, girare 9 secondi più piano rispetto alla pole fa ridere, fa veramente ridere. Quindi il giro record è stato fatto in 1:14.4, mi pare, o è il 3 di Max Verstappen, a circa 4 secondi, 3 secondi e mezzo dalla pole position, e quello era già un andare. Se non ci fossero stati problemi per Daniel Ricciardo, si sarebbe girati probabilmente sull'1:16, quindi 6 secondi potevano essere già un pochino meglio. Consideriamo anche le gomme Hypersoft, che nessuno sapeva come controllarle e si sarebbero comportate. Super soft per quanto riguarda invece Bottas, buonissima la strategia della Mercedes, avrebbero potuto forse fare lo stesso con Hamilton, e forse la Ferrari ha perso una grande occasione nel tentare l'overcut immediato nei confronti di Hamilton quando Raikkonen si trovava a circa 20-21 secondi. Poteva forse provare l'attacco lì, invece non c'è stato l'attacco lì, anche perché Ferrari sperava in un Ocon che non si fermasse per far passare Hamilton e successivamente anche Bottas. Voglio andare su una nota dolente, ma veramente dolente, di questo Gran Premio. Io fino all'episodio, al fattaccio di Ocon, stavo guardando i tempi, dato che c'ho sempre l'applicazione della Formula 1 e vedevo un sacco dal sesto al sedicesimo, dal decimo al ventesimo posto i tempi che facevano, perché erano tutti vicini, tranne Ocon, che era il primo degli altri e aveva dato 5 secondi, 6 secondi a Fernando Alonso ed era non tanto distante anche da Valtteri Bottas. Una volta che Hamilton è rientrato ai box ed è uscito, ha avuto pista libera da Ocon. Ocon è un terzo, è il praticamente il terzo pilota Mercedes, è il pilota Mercedes su cui più puntano i vertici della Mercedes, appunto, dato che Verlaine l'hanno scaricato in DTM nuovamente, e Ocon è davvero un ragazzo con il talento cristallino. Non a caso battere Perez in casa, qui in qualifica soprattutto, perché Perez a Monaco è sempre andato veramente forte, e neanche nei cittadini, vuol dire tanta roba, vuol dire tanto, ed essere anche il primo degli altri vuol dire davvero essere capace di correre e anche forte. Il problema è che non è la prima volta che Ocon si lascia passare con così tanta facilità quando arriva la Mercedes. Force India non è un junior team, ma anche i junior team non possono farsi passare così delicatamente. Ferrari non ha junior team, ma ha partnership con Alfa Romeo Sauber e con la Haas, ma non credo di aver mai visto delle situazioni dove Ferrari veniva avvantaggiata da loro, per l'appunto. In questo caso poteva essere meno plateale, diciamo che Ocon poteva farsi da parte un pochino in maniera più antisgamo, ecco, diciamo, perché si è proprio fatto da parte poco dopo l'uscita dal tunnel ed Hamilton era già in traiettoria interna per cercare il sorpasso. Dunque questo vuol dire che è come se si fossero già messi d'accordo prima. Ocon però era in gestione della gomma e doveva poi rientrare box, quindi Non lo so, questo gesto comunque fatto sta che non mi è piaciuto, è giustificabile perché erano magari anche su differenti strategie, dunque si può considerare Ocon come dicevo prima, il primo degli altri, quindi che non faceva gara con loro, ma non mi è piaciuta per niente questa situazione. Tuttavia poi Ocon e via via tutti gli altri dietro sono arrivati a ridosso di Valtteri Bottas. Se nessuno se li filava dove ho guardato questa gara, nessuno si filava, Gasly soprattutto, settimo classificato. Allora, Ocon, bella gara, Perez dopo il problema del pit stop non è riuscito nemmeno ad arrivare a punti, e Perez, che di solito supera qui a Monaco, non è riuscito a fare nulla, nemmeno Sergio. Nonostante tutto, comunque, tornando un attimo sulla Force India, ultima cosa, non pensavo potesse essere così veloce in gara, ma anche in qualifica. Mi ha sorpreso. La Force India è una vettura molto, molto lunga, e che ha avuto problemi in questo inizio di stagione, ma sta progredendo, piano piano si sta portando a livelli alti. Quindi gli aggiornamenti in Spagna hanno funzionato, ma è un problema della Force India, certo, nel 2017, avere una vettura che funziona a partire dal Gran Premio di Spagna, perché all'inizio della stagione fa sempre molta fatica, eccetto proprio l'anno scorso. Quindi complimenti agli uomini della Pantera Rosa, perché hanno fatto una buona qualifica, una buonissima gara. Peccato per Ocon, non più ci penso, più mi dà fastidio come cosa, ma è comprensibile in certi punti no.
Però ragazzi, fatemi dire una cosa, perché il settimo posto l'ha conquistato Pierre Gasly. Gasly non arrivava a punti da quell'incredibile Gran Premio dove arrivò quarto con la Toro Rosso Honda in Bahrain. Io non ho parole, pensare che Gasly non se l'è filato assolutamente nessuno in regia, perché erano troppo ossessionati a guardare i problemi che aveva Ricciardo e tutti quelli davanti, i problemi che aveva Hamilton, che ogni volta stava a lamentarsi. Va bene, giusto, ci sta, lecito, sono i top 5 piloti, è giusto, ma Gasly, ragazzi miei, ha fatto qualcosa che va commentato, va oltre, è inimmaginabile. Ha fatto 38 giri con le Hypersoft, che erano usate, quindi erano 44 giri totali con quelle Hypersoft, e negli ultimi 15 giri girava in 18 basso, 18 medio, più veloce, molto più veloce rispetto ai primi 5 davanti a lui. Questo gli ha consentito poi di entrare davanti a Carlos Sainz, quindi fare un overcut della Madonna, e quindi si ritrovava già in zona punti, mi sembra decimo. Hülkenberg è rientrato ed è rientrato dietro, perché era già dietro a lui, con differente strategia, perché Hülkenberg aveva le ultra soft e si è fermato più tardi ancora di Gasly, che però aveva le hyper, per montare le hyper, mentre Gasly ha montato nella parte finale, se non vado errato, le super soft. Quindi ha fatto una gara incredibile, ma la prima parte è stata fenomenale. Arrivare davvero a fare negli ultimi 15 giri con delle hyper soft che tutti hanno usato e si lamentavano del graining, arrivare a fare 18,2, 18,3, 18,5, wow, è fenomenale. Vuol dire che Toro Rosso ha un telaio e ha un'aerodinamica tale da non consumare troppo il battistrada. E Gasly riesce a ottimizzare questa potenza della Toro Rosso in un cittadino come Monaco, dove si fa la differenza. Gasly, che non aveva mai corso qui, in Formula 1 intendo, mentre in GP2 sì. Ed è per questo che io considero Pierre il migliore, assieme a Ricciardo, del giorno del Gran Premio, perché nel finale si è anche tenuto dietro Hülkenberg, bravissimo, dopo la qualifica non molto positiva, e Verstappen, che giravano 2,5 secondi più forte di lui, con un Gasly che è andato anche a prendere quasi Esteban Ocon, e si è fermato, se non vado errato, a 3 secondi, ma partiva da un distacco di 7,5 secondi, 8 secondi. Quindi, boh, io non lo so, è stato fenomenale, fenomenale davvero, e bravo la Toro Rosso a non scegliere le Hypersoft, perché magari potevano causare qualche problema nel finale, proprio a Pierre, che doveva fare comunque 40 giri circa con quelle gomme, e hanno scelto la strategia più soft. Per quanto riguarda il resto della griglia, Sainz decimo, gara davvero incolore per lui, ma dettata da una strategia che penalizzava appunto chi partiva nei primi 10, perché quello che hanno detto in AS ai tempi del Gran Premio della Cina è davvero veritiero, perché tante volte è meglio partire undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, piuttosto che partire nella top 10. Quindi Sainz contento perché aveva superato Hülkenberg, contento perché partiva, mi pare, ottavo, a 60 millesimi da Ocon, ma in gara doveva per forza optare per una strategia Hypersoft Ultrasoft, mentre Hülkenberg ha fatto Ultrasoft Hypersoft. Quindi strategia davvero molto penalizzante per Carlos, che alla fine si è sentito anche dire di far passare Nico, perché era su differente strategia e stava volando Nico. Non a caso Sainz è stato superato negli ultimi 20 giri, se non vado errato, ma si è preso, virtual safety car inclusa, 43 secondi da Verstappen. E a testimonianza del fatto che Carlos stava faticando tantissimo nel finale di gara, consideriamo anche che Ericsson gli è arrivato a 851 millesimi. 8 decimi. Stavo monitorando Ericsson perché dopo quello che è successo a Leclerc e Hartley si è trovato undicesimo per grazia divina, e stava recuperando tantissimo su Carlos, appunto. Undicesimo Ericsson, poi vanno a braccetto le due As che in questo Gran Premio, nella prima parte di gara, si trovavano ultime e penultime. Vanno a braccetto anche le Williams con dei problemi incredibili. Allora, io mi sono messo le mani nei capelli, perché Sirotkin ha fatto una qualifica della Madonna, ha dato paga e tanta paga a Stroll in tutte le situazioni. Si trovava dodicesimo perché aveva superato Van Dorn, inguardabile Van Dorn, tutta la stagione inguardabile, aveva superato Van Dorn appunto al primo giro, e poi penalità pesantissima perché non avevano montato le gomme entro i 3 minuti, quindi al suono della campana, della sirena. Quindi, oltre a questo, rientra in box per scontare i 10 secondi, azione illecita perché hanno toccato la vettura prima dei 10 secondi, però per fortuna non ci sono state penalità.
Stroll che fora due gomme, non si sa come ha forato la seconda. Stroll che ha problemi. Sirotkin che rientra al settimo giro. Io non lo so, ho visto più soste dei piloti Williams in questo Gran Premio che di tutti gli altri messi insieme tra un po'. Osceni, non sapevano cosa fare, non ci hanno capito una mazza. Williams, per favore, andatevi a vedere se volete l'approfondimento, ve lo lascio nelle info della scheda, ma per favore basta, piuttosto ritirate la vettura, basta, non ce la faccio a vedere una vettura così storica in difficoltà, in questa difficoltà cronica. Dicevo, Van Dorn è riconoscibile, non me l'aspettavo, io pensavo fosse un bel talento Stoffel perché in GP2 aveva fatto davvero molto bene. Evidentemente Alonso è di un altro pianeta e Alonso purtroppo ha perso la posizione in classifica su Verstappen, oppure aveva la possibilità di risuperarlo in classifica Max, ma il problema del cambio ha messo fine ai suoi sogni di arrivare settimo, ottavo comunque davanti a Max e riprendersi la posizione in classifica. Pensate che Max è distante 3-4 punti, cioè Alonso è vicinissimo a Verstappen in classifica, questo gli dovrebbe far capire un sacco di cose. E Alonso ha terminato il Gran Premio prima, probabilmente ha preso il jet per andare, proprio un jet velocissimo per andare nella 500 miglia di Indianapolis, che dovrebbe iniziare tra 5 minuti proprio, tra l'altro, ma ovviamente si scherza perché quest'anno non la disputa. Avrebbe potuto farlo, mannaggia. Terminiamo con il botto, nel vero senso della parola, Hartley contro Leclerc. Hartley penso che dirà bye bye alla Toro Rosso molto presto perché non ha potenziale, non ha purtroppo capito bene come funziona la Formula 1 e l'età è elevata. Io non so perché hanno dato questa occasione a Brandon, che poteva entrare in Formula 1 molto tempo fa, ma non l'hanno fatto entrare proprio gli uomini dei vertici, appunto, dell'energy drink, insomma. Quindi Hartley ha le ore contate, secondo me, in Toro Rosso, scopriremo il prossimo pilota molto presto. Potrebbe essere Kubica. Kubica lo mettono ovunque, mettono anche sulle macchine come adesivo qui a Cremona probabilmente. E Leclerc ha avuto problemi ai freni ed è stato bruttissimo vedere un incidente del genere. Leclerc lucido anche in qualifica, quando ha spiattellato tutte e due le gomme davanti e ha smesso di frenare per curvare e non andare a sbattere prima della santa devota, quindi prima della prima curva. Quindi mamma mia, lucidissimo anche lì, ma lucidissimo anche soprattutto in questo caso in gara, dopo che fai, penso, 30-40 giri dietro Hartley a un secondo, 7 decimi, 6 decimi, un secondo, 8 decimi, 9 decimi, sempre lì tutta la gara è stato, con il super soft, arrivare al punto di non avere più i freni, o freni che non funzionavano, e ad andare quasi contro il guardrail, che poi ci è andato anche contro il guardrail per cercare di non prendere Hartley, che non si è accorto però del problema che aveva Leclerc, nonostante sia stato avvisato probabilmente uno o due giri prima. Non ha visto, non capiva magari quale problema potesse avere magari Leclerc, ma davvero è stato bruttissimo vedere come l'ha preso e per poco non decollavano. Le velocità erano elevate, si raggiunge il punto più, cioè il punto più veloce di Monaco e tu hai problemi proprio in quel punto. È assurdo, è una sfortuna assurda. Però mi è piaciuto tantissimo quando si è appoggiato alle barriere per cercare di non prendere Hartley o prenderlo il meno possibile. Bravo, ma parecchio sfortunato. Un diecesimo, avrebbe fatto sicuramente un diecesimo, perché Hartley ha preso una penalità per speeding in pit lane. Un diecesimo a Monte Carlo con un Alfa Romeo Sauber che si è dimostrata competitiva più di altre vetture nella griglia di partenza, in una pista che non è congeniale per la scuderia svizzera. Era buono poi finire così il Gran Premio di casa. Non ci siamo. Peccato davvero, però. Mi dispiace. Sfortunatissimo. Usciranno due post su Instagram, oltre a quello fatto su Ricciardo poco prima di iniziare questo video, dedicati a Gasly e a Leclerc. Non lo faccio mai, ma adoro i piloti giovani che si stanno davvero dando da fare per impressionare. E Gasly e Leclerc saranno due piloti che, assieme a Ocon e Verstappen, sì, vedremo lì a lottare per le posizioni che contano. Vi do un bacione, un abbraccio, supportate questo video magari con qualche mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui con Sutil 69F1. Detto velocissimo. Ciao ciao!